Grande successo per la serata delle Fonti Awards tenutasi lo scorso mercoledì 8 maggio a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo HR 4.0, il futuro del lavoro tra innovazione e capitale umano, moderato da Deborah Rosciani, giornalista di Radio 24 e di Le Fonti TV. La serata è proseguita con la cerimonia di assegnazione dei premi che aveva come focus il mondo delle risorse umane e del diritto del lavoro. Studio legale Procopio Laganà. Questi premi vi sono stati assegnati per il costante percorso di crescita, le competenze forti e trasversali, la velocità di risposta, la professionalità, l'approccio concreto e costruttivo, la completezza ed expertise a tutto tondo in materia di diritto del lavoro, dimostrando di saper trovare soluzioni innovative in grado di contribuire complessivamente al miglioramento delle condizioni di lavoro per il dipendente e per l'impresa. E quindi fanno di queste boutique, tutte queste motivazioni, tutte queste caratteristiche, un solido punto di riferimento nel panorama legale italiano. Alle Fonti Awards siamo in presenza dell'avvocato Procopio. Avvocato Procopio, in che modo si struttura il suo studio legale? Quali sono le principali specializzazioni? Allora, lo studio legale Procopio Laganà ha sede a Davoli, provincia di Catanzaro, e a Milano. E operiamo su tutto il territorio nazionale, sia in ambito civilistico che penalistico. E, tra le principali specializzazioni vorrei ricordare quello della tutela del know-how dagli atti di concorrenza sleale e l'accompagnamento strategico della clientela che intende investire al di fuori del territorio nazionale. Ecco, quali sono le principali criticità del sistema giudiziario italiano che determinano, appunto, secondo la sua esperienza, un'inefficienza e quali ripercussioni possono avere nell'ambito del mondo economico? E poi le volevo chiedere se i metodi stragiudiziali di risoluzione come alternativa alle controversie, secondo lei, possono essere un valido rimedio? Sì, la maggiore criticità ritengo sia la lentezza della giustizia. Il doing business, il rapporto che viene fatto ogni anno dalla Banca Mondiale, e dice che l'Italia si trova al 157° posto in classifica su 189 paesi in termini di efficienza della giustizia. Anche a livello europeo non siamo messi così bene perché siamo quintultimi. Questo si ripercuote sicuramente a livello economico perché gli investitori stranieri sono resti ad investire nel nostro paese perché sanno che in caso di inadempimento contrattuale potrebbero avere difficoltà poi ad avere il giusto risarcimento danno o comunque impiegherebbero molto tempo. Per quanto riguarda, su questo punto, anzi vorrei dire per un'altra cosa, c'è la Banca d'Italia e attesta che ogni anno a causa dell'inefficienza della giustizia perdiamo circa un punto percentuale di PIL. Venendo all'altra domanda che mi ha fatto sui sistemi ADR, cioè Alternative Dispute Resolution, come metodi alternativi di risoluzione delle controversie, sì, potrebbero essere un valido sistema. Io, oltre ad essere avvocato, faccio anche il mediatore, e mi occupo di circa 250 casi all'anno. E ritengo che comunque siano un valido strumento perché, a differenza mi riferisco soprattutto alla mediazione, e piuttosto che all'arbitrato, perché l'arbitrato, come il giudizio, è un sistema win-lose, cioè dove uno vince e un altro perde, mentre nella mediazione è un sistema win-win dove tutti vincono perché sono le parti che fanno l'accordo, sono le parti che facendosi reciproche concessioni si vengono incontro e quindi si riallacciano i rapporti sia di tipo commerciale sia di tipo familiare o condominiale, a seconda dei casi. E quindi questi sono i tanti vantaggi della mediazione, così come i costi ridotti, i vantaggi fiscali. Alle Fonti Awards siamo anche in presenza dell'avvocato Laganà, al quale chiedo, come accennato prima dal suo collega, lo studio è specializzato anche in materia di diritto industriale e concorrenza sleale. Quali sono i principali strumenti per la protezione del know-how? I principali strumenti sono prima di tutto la contrattazione. E la contrattazione permette
di proteggere tutte quelle parti che non devono essere divulgate, con l'impegno a non appunto diffondere a terzi tutte le varie informazioni che nel contesto di una trattativa commerciale, nella vendita di un prodotto, di un servizio, è in realtà il vero e proprio tesoro che magari può differenziare una impresa che produce lo stesso prodotto da un'altra che, pur producendo lo stesso prodotto, lo realizza con una metodica differente. Questo avviene sia nella fase della trattativa, ma anche una parte che viene molte volte dimenticato, in una fase nella quale coloro che tratteranno hanno un contratto, cioè quando una società contratta tramite i propri manager e di fatto si affida ai manager, ma i manager non è detto che rimangano poi per tutta la loro vita all'interno di quell'impresa, e quindi è importante in fase anche di assunzione del manager salvaguardare l'impresa dalle eventuali fuoriuscite che potrebbero esserci con la fuoriuscita del manager stesso, approntando clausole penali e quant'altro. Le chiedo, quali sono i progetti su cui lo studio sta investendo, quindi i progetti per il 2020? Per il 2020 si inizierà un triennio in cui si cercherà di aggredire il mercato del health and pharma, perché noi riteniamo che sia un settore che è in forte sviluppo, e soprattutto noi puntiamo a quei prodotti che non sono, magari inizialmente non sono proprio direttamente farmaceutici, ma parafarmaci, oppure anche per quel che riguarda gli alimenti, e anche perché c'è sempre più un crescente bisogno da parte del consumatore medio di alimentarsi bene e di salvaguardare in prima persona e con prodotti specifici la propria salute, e questa esigenza inevitabilmente poi diventerà un'esigenza legale. Quindi dalla percezione di quello che può essere adesso un sentimento del consumatore moderno, attuale, cerchiamo quindi anche di orientare in questo settore, e in questo forse ci sarà già l'ufficializzazione nel corso del 2020 della terza sede in Heidelberg in Germania.